Oggi vediamo il piano di Netflix per bannare gli account condivisi e vediamo un modo per bypassare questo problema, per poter continuare ad utilizzare Netflix fuori casa. Sin dal 2015 Netflix è stato un servizio innovativo che ha cambiato il mondo dello streaming online, principalmente perché ogni account aveva la possibilità di avere migliaia di dispositivi, quanti ne volevi, collegati inizialmente. Poi nel 2017 hanno deciso di cambiare le regole ed introdurre nel regolamento che l'account era per singolo nucleo familiare. Non più di una persona o comunque più di un nucleo familiare poteva utilizzare quell'account, non potevi più condividerlo con gli amici. Dal 2022 hanno deciso di forzare questa misura con dei piccoli test condotti in Sud America, dove hanno provato a caricare, a aumentare il prezzo alle persone che volevano avere la condivisione con degli amici. Questo esperimento non è andato bene, tanto che Netflix è tornata indietro e si è scusata con gli utenti, dicendo che era solo un test, era solo un test. Se ne sarebbe riparlato nel 2023. Ora siamo nel 2023 e Netflix ha delineato i suoi piani per estendere globalmente questo piano per evitare la condivisione di password. Oggi andiamo a vederlo e vediamo cosa dice. Netflix però c'è da dire che sei un attimino ipocrita, dato che tempo fa avevi scritto sul tuo account ufficiale di Twitter "Love is sharing a password", quindi condividere una password è l'amore. Ah sì? Hai cambiato idea? Forse hai visto le valutazioni della tua azienda e hai detto: aspetta, forse mi conviene cambiare idea. Comunque, direi di iniziare a vedere il piano di Netflix. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore a marzo e consistono in due cose principali. 1. Il concetto di nucleo domestico e 2. La tecnologia utilizzata per rilevare questo nucleo domestico. Cosa intende l'azienda per gruppo domestico? L'azienda intende un gruppo di persone che vivono sotto lo stesso tetto del titolare dell'account. Quindi possono non essere per forza una famiglia, ma anche un gruppo di amici che vive nella stessa casa. In pratica quindi c'è una posizione principale che Netflix definisce nella data della creazione dell'account. Quest'ultima sarà percepita da Netflix in base al dispositivo con cui si accede. Se ne accedi da un altro dispositivo, magari possono accendere un campanello rosso e dire "Oddio, non è la stessa persona". L'IP, se l'IP è diverso rispetto al tuo, vuol dire che sei in una posizione diversa secondo Netflix. E quindi potresti avere, insomma, un accesso da un'altra parte, non essere nella stessa casa. Ed infine l'utilizzo, la quotidianità, questo non ci è dato sapere. Però sembra che nella rilevazione di Netflix non sia coinvolto il GPS. Si capisce anche perché Netflix fa questo: se un account viene creato in un determinato luogo del mondo, è molto probabile che venga utilizzato per la maggior parte delle volte in quel posto lì, cioè io di solito l'account me lo faccio a casa. Netflix testualmente dice che devi accedere e guardare Netflix sull'app o sul sito mentre sei connesso al wifi della posizione principale almeno una volta ogni 31 giorni. Quindi se, boh, mi sembra una regola un po' arbitraria, però dice così. E testualmente dice anche che ai dispositivi che non fanno parte della posizione principale, la visione di Netflix può essere bloccata. L'azienda dice anche che secondo lei non dovrebbero esserci problemi per l'utilizzo in streaming in viaggi. Però, boh, io sinceramente ho i miei dubbi. In particolare dice che questa funzionalità sarà attivata quando rilevo uno streaming persistente in uno stesso luogo. Per esempio, se il mio account è stato registrato a Genova, ma trova molte volte l'IP che viene registrato a Milano, allora potrebbe bloccare l'IP nella posizione di Milano per evitare che la seconda persona che vive in un altro posto la utilizzi. Un dubbio potrebbe sorgere però: ma se io vado in vacanza 7 giorni in un albergo, cosa fa? Mi blocca Netflix nell'albergo? Allora qua Netflix cerca di pararsi il sederino in un modo un po' particolare, ecco. Qua dice: mentre sei in viaggio, se ti sposti tra più indirizzi, puoi continuare ad utilizzare il servizio Netflix. Se ti allontani dalla posizione principale per un periodo prolungato di tempo, però, potrebbe essere bloccata la visione sul tuo dispositivo. Quindi, puoi comunque chiedere un codice di accesso temporaneo per continuare a guardare Netflix. Quindi, non ho capito bene, cioè, se io ho l'amico che vive a Milano e gli mando il mio codice temporaneo, non ho risolto il problema che Netflix sta cercando di porre? Sarà da definire, però sono molto nebulose queste regole. Di per sé, però, l'unico concetto chiaro che vuole passare Netflix è:
Ok, in teoria tu non potresti utilizzarlo, devi farti un account Netflix tuo se vivi in un'altra casa. Ciao! Un'altra domanda può sorgere, ma se ho una seconda casa, scusa, non posso utilizzarlo? Ecco, Netflix c'ha la soluzione anche per questo, perché in teoria dice, no, tu amico mio, puoi utilizzarlo nella seconda casa, basta che una volta ogni 31 giorni ti colleghi al wifi della tua casa principale. Va bene che sono io, ma se fosse un'altra persona che si collega al wifi, magari un mio amico che una volta alla settimana lo faccio venire, può utilizzarlo? Tra l'altro Netflix potrebbe effettivamente includere nuovi nuclei domestici per sopperire questo problema della seconda casa, però per il momento non ho ancora detto niente a riguardo. Molto probabilmente questa cosa della seconda casa si risolverà con il codice SMS, probabilmente Netflix proverà continuamente a inviare codice SMS in questa nuova località per verificare che sei effettivamente tu. Quindi in pratica è un po' un pasticcio, non so come ci siamo arrivati in questa situazione, sinceramente, non credo che sia il miglior modo per ottenere più soldi dalle persone, anzi forse un modo per allontanarli definitivamente dai vostri servizi Netflix. Ma esistono dei modi per poter evitare di avere le palle rotte da Netflix nel frattempo che io faccio viaggi e non voglio ricevere codici o cose strane? Utilizzare il mio Netflix normalmente? Bene, l'app di NordVPN ci permette di connettere il proprio computer al telefono, camuffare il nostro indirizzo IP del telefono in qualsiasi parte del mondo per fingere che sia quello del computer. Vi mostro una prova in tempo reale. Posso attivare MeshNet e io in precedenza ho configurato il mio computer. Infatti posso instradare il traffico internet e mandarlo direttamente sul mio computer che ha un indirizzo IP particolare. Ecco, il mio computer l'ho connesso alla rete Italy per farvi capire quanto è facile connetterlo a una rete qualsiasi di qualsiasi paese del mondo. Posso premere il paese Svizzera. E voilà, si è connesso alla Svizzera. Se prima la mia connessione, come vedete qua, era 178, 249, eccetera, aggiorno la pagina e ho 82, 180, 148. Quindi il mio indirizzo IP, come vedete qua, lo rileva Zurigo, Svizzera. Bene, una volta connesso alla Svizzera, vado qua su quest'ultimo simbolo, mostro MeshNet, attivo il servizio, vedo il mio telefono che è presente e lo posso direttamente connettere con un click. Adesso se io vado dal mio telefono, vi ricordate la connessione che era 82, 180, eccetera, aggiorno la pagina e posso finalmente vedere che anche qui siamo a 182, 80, 148, 160. Io ora ve l'ho mostrato su una connessione svizzera perché volevo, diciamo, non mostrare il mio indirizzo IP a 100.000 persone, però insomma potete farlo con la vostra casa. Quindi è una figata assurda. Ho glissato un attimo su delle funzioni che immagino abbiate sentito in 3.000 video, come per esempio quella di poter connettersi a una rete americana, per esempio Stati Uniti d'America, e poter vedere le esclusive Netflix dell'America, perché lui ti rileva come posizione America. Un sacco di cose che succedono in altri siti, però in altri paesi. Per esempio poter vedere offerte di volo. Magari in un paese particolare fanno il volo Bucarest Imperia, Imperia non c'è l'aeroporto, a un terzo del prezzo rispetto che a quello dall'Italia a Bucarest. E quindi è una roba assurda, insomma. Ma non solo, ultimamente per la protezione hanno aggiunto un servizio chiamato Dark Web Monitor che permette, una volta inserite le vostre password date a NordVPN, di scannerizzare tutto il dark web per poter rilevare se ci sono stati dei data breach dove hanno rivelato le vostre password. E quindi NordVPN vi consiglierà di cambiare quelle specifiche password che avranno subito un attacco, che voi non avrete mai potuto scoprire se non una volta che vi sono entrati nell'account. Quindi insomma, fantastico. Quindi se vuoi utilizza il link nella descrizione per avere NordVPN al prezzo più competitivo possibile. Ringrazio NordVPN per avermi dato la possibilità di fare questo sponsor perché è veramente un servizio fantastico. Se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace e un commento nel caso vogliate aggiungere qualcosa. Ci si vede nel prossimo video, gente, e ciao!